Bentrovati a questa nuova edizione del TG Med Lis da Gualtiero San Filippo, l'informazione nella lingua italiana dei segni. Cominciamo subito questa nuova edizione parlandovi di un'operazione che ha coinvolto un asse, quello tra l'Italia e la Germania. Ci sono stati 20 arresti nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale che trafficava droga e armi. L'operazione ha azzerato una banda composta da pregiudicati gravi e capeggiata da un pluripregiudicato imprenditore palermitano. Il suo nome è Placido Anello, che aveva interessi nel settore della ristorazione nelle città tedesche. L'inchiesta ha accertato, fra le altre cose, l'arrivo in Sicilia di un chilo di cocaina e 17, quindi ben 17 di hashish. Cambiamo adesso argomento. C'è stato il voto a Trapani, o meglio c'è stato il non voto a Trapani, un nulla di fatto. A Trapani si tornerà a votare nel 2018, ad annunciarlo è la regione, dopo che l'unico candidato sindaco in corsa al ballottaggio, ovvero Piero Savona del Partito Democratico, ha dovuto attendere al mancato raggiungimento del quorum. Alle urne non è andato il 50% più 1, cioè quello che serviva, ma è andato il 26%, nettamente sotto il dato richiesto. Il commissario sarà nominato nei prossimi giorni dalla regione stessa. Intanto nuovi sindaci sono stati eletti in altri comuni siciliani come Sciacca, Termini Imerese, Niscemi, Palagonia. L'altro comune della provincia etnea in cui si è votato invece è stato Scordia. Torniamo invece a parlare di cronaca, parliamo adesso di banconote false. Un 44enne napoletano, Mario Di Maio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al porto di Catania. Era appena giunto in città insieme alla figlioletta di 10 anni su un traghetto con un carico, pensate bene, di 100.000 euro in banconote false. Le banconote da 50 euro l'una erano in due trolley, avvolte in fogli di giornale e nascoste tra indumenti ed effetti personali. Secondo gli investigatori, ogni banconota che è stata abilmente falsificata, fra l'altro per questo difficilmente riconoscibile, sarebbe costata circa 6 euro. Torniamo invece a parlare di migranti. Un centinaio di questi è sbarcato nella riserva naturale di Vendicari a Noto, in provincia di Siracusa. Si tratta di migranti iraniani, migranti pakistani, migranti siriani. La Guardia di Finanza è riuscita a bloccare a bordo una barca con quattro ucraini, presunti scafisti, che sono adesso accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ancora la politica, perché il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha annunciato che non si candiderà alla presidenza della regione siciliana con il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali che si terranno a novembre. E il mio impegno e il mio amore per la Sicilia non smetterà di esprimersi in ogni forma e in ogni sede della nazione. Ad affermarlo è lo stesso Grasso, che continua: i miei doveri istituzionali attuali mi impongono di svolgere, finché necessario, il mio ruolo di presidente del Senato. Quindi per il Partito Democratico un nulla di fatto, Grasso non si candiderà e quindi bisognerà andare a un piano B. Adesso lo sport, il calcio, il Palermo. Dopo quasi due mesi di silenzio, interrotto solo da comunicati stampa, alcuni comunicati stampa, il presidente del Palermo Calcio, Paul Baccaglini, interviene via Facebook con una diretta sulla pagina ufficiale del club rosanero. C'è grande attesa per comprendere quelle che saranno
le intenzioni manifestate dal futuro proprietario a pochi giorni dalla scadenza dei termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B il 30 giugno. Grazie, ultima notizia per noi, alla prossima.